Bene, mi sono data una sistemata e mi sono lavata, mi sono vestita, mi sono un po' truccata, un po', mi sono truccata e niente, continuiamo a fare le cose perché ne sono tante. Allora, prendiamo una cosa nel frigorifero. Messi a mollo, ora ci aggiungo un po' di bicarbonato. Faccio stare in ammollo una decina di minuti. Copro. Allora, ho sciacquato le fragole, adesso le pulisco, elimino picciolo, no, la parte finale no, tranne questa che è un po' ammaccata, sì, e le taglio. Così a pezzetti. Faccio così con tutte e poi dovremo. Adesso che le ho tagliate tutte a pezzettini, vado a fare la macedonia. Allora io aggiungo un po' di succo di limone. Non ho i limoni freschi, quindi userò il succo, questo qui. Ecco qua. Questo è dell'italiano, io lo prendo da Lidl. Mi ci trovo molto bene, anche sulla carne. È un succo di limone normalissimo. Aggiungo zucchero. Due cucchiai e mezzo perché c'è il limone. Inizio a girare. Poi ci aggiungo leggermente un po' di acqua. Ecco, per aiutare a creare quel sughetto delizioso. E in ultimo, questo è opzionale, un goccetto di limoncello, proprio poco perché noi non beviamo, però nel limoncello, cioè nel limoncello, nella Macedonia sta bene, secondo me. Ha un profumo spettacolare. E niente, questa la preparo sempre un giorno prima, di modo che si crei il succo, che è la parte più buona della Macedonia, secondo noi. E niente, queste fragole le ho prese da Eurospin, sono le prime, non sono le migliori, e quindi era sprecato mangiarle così, perché io le mangio anche al naturale, diciamo. Però, cioè, sono le prime, quindi non so come saranno, sinceramente. Almeno con lo zucchero camuffiamo il sapore. poi le ho trovate ad un ottimo prezzo, erano ad 1,99 euro, quindi buona. Allora, sono le 10 ed è immancabile ogni mattina, come anche ogni pomeriggio alle 5, la pausa con il succo di frutta. Questo è succo tropicale,
sempre che troviamo da Eurospin, è molto buono perché non è eccessivamente dolce, perché molti succhi di frutta sono troppo dolci, a dir poco nauseanti, e mi fanno passare la voglia di fare merenda, mentre questo è proprio ottimo, sicuramente perché c'è più frutta vera che zuccheri. Buonissimo. Il succo fa bene, è una merenda sana, diciamo, sarebbe meglio il succo con la frutta fresca, sì, vabbè, lo so, però rispetto a tante altre schifezzine, merendine e roba varia. E ora il succo di frutta. Quando ho tempo e quando le arance sono davvero buone, allora le compro molto spesso. Faccio il succo, faccio la spremuta che piace a tutti e tre. Ok. Succo finito, adesso vado a chiamare il mio amore che sta ancora dormendo. Allora ragazze, se vi state chiedendo dove ho acquistato la maglietta che indosso, l'ho acquistata da un sito che si chiama Marlena Shop. È un sito bellissimo, che ha un sacco di roba super carina e a poco prezzo. E ve lo straconsiglio. A me ha colpito di questa maglietta i colori tipo arcobaleno, anche se la maglietta si chiamava sul sito maglietta volant unicorno. Infatti sono anche dei colori che ricordano l'unicorno. Poi i volant, io amo i volant, e faceva parte della nuova collezione primavera-estate. E niente, ce ne sono moltissime altre di magliette belle e anche con questi colori, incrociate, insomma, cardigan, varie cose. Quindi se vi interessa andate a dare un'occhiata, poi vabbè ve lo scrivo qua, se magari non avete capito bene come si chiama il sito. E niente, era una curiosità, se interessa a qualcuno. Mami, cucciolo. Michele? Michele? Ehi. Lo sa che è lui. Hai visto che sei tu? Ecco, Sì, fai proprio vedere, sta amore. aspettando. Questa è la cover dove c'è lui. Ce l'avevo anch'io al telefono di prima, con un'altra fotografia però. Qui aveva 6 mesi, Sì, tipo. sei mesi. Quando era bello. Certo gioco. Bang. Con la pasta al pesto, eccola qua. Buonissima, Sì. ragazzi. Precisamente gli ziti. Chi è Sì. del sud la conosce sicuramente come tipo di pasta. Anche se penso che si trovi dappertutto, Sì, comunque. infatti, a tutte le Di parti la fa. qui, cioè qui si usa anche farla col sugo, Col sugo col soprattutto. ragù, è molto buona. Ma mangiamo che si fa freddo, Mangiamo, buon no? Buon appetito. appetito! Buona. Questo è l'ideale per raccogliere il pesto. Avete visto la clip iniziale con Michele? Sta sul seggiolone, stranamente sta zitto, perché sta giocando, ecco perché.
Ragazzi, siete contenti in zona gialla? Tranne noi? Infatti, siete tra quelli fortunati o sfortunati come noi a rimanere arancioni? Fatecelo sapere nei commenti se possiamo condividere questa sfortuna. Mamma mia. Purtroppo, siamo una piccola regione. Una piccola regione con tanti positivi al giorno, purtroppo. Secondo me sono pochi. Che cosa? I positivi. 1500, quanti ne sono? Pochi. Pochi non sono, ma va in rapporto alla densità di popolazione di una regione. Ecco perché. Ad esempio la Lombardia è enorme e quindi per i numeri che ha rispetto alla popolazione è diventata zona gialla. Vedi loro. Sì, ma ritorneranno di nuovo zona rossa, zona arancione. Non lo so perché. Fanno sempre così. Perché appena c'è una piccola riapertura, anche la gente fa peggio di prima. Quindi siamo destinati a continuare con questo tira e molla, purtroppo. Io ho finito. Un bel piatto di pasta. Ci vuole un po' di acqua. Sì. Allora, vi sono piaciuti i vlog precedenti, cioè o meglio, i video precedenti, tra cui il primo nostro vlog e il video di coppia? Speriamo di sì, perché vorremmo farne altri. Vorremmo farne altri, specialmente di vlog, magari di una giornata intera con noi, magari di domenica. Quando tu non lavori, no? Che quindi stiamo tutti e tre insieme. Se vi fa piacere l'idea, fatecelo sapere, così ci cimentiamo in un altro tipo di vlog un po' più lungo. se vi fa piacere. Sono cose nuove per noi, stiamo anche provando a fare. Sì, cioè io mi sono tra virgolette ispirata a YouTubers che seguo io, no? E quindi ho cercato di imitarli, tra virgolette, insomma. E, però è normale, quando è per la prima volta, non inizi, non lo sai nemmeno tu come fare in realtà, e voglia a ispirarti, ma alla fine devi imparare da te, ecco. Comunque, dai, specialmente a casa, sì, uno ha più tranquillità, perché stando in giro, schivare la gente e quant'altro, mentre a casa stai tranquillo, sai che siamo noi tre, che quindi ci possiamo giudica. Riprendere. Come? Nessuno giudica. Dici, no, ma no, quando no, col no, telefono in mano, che fa? Sì, perché specialmente da noi è un'eresia. Penso che ne so, in grandi città tipo Roma, Milano, youtuber che abitano lì, penso sia una cosa un po' più all'ordine del giorno rispetto, insomma, a vedere una persona col telefono in mano in giro qua, specialmente a foto. Figurati, che qua se le inventano le persone le cose, quindi figurati se ti vedono col cellulare in mano che cosa possono andare a pensare. Comunque a noi non interessa, speriamo solamente di imparare meglio per non farvi annoiare. Ecco, bene, allora amore, che dici? Salutiamo, noi sì, continuiamo. Comunque iscrivetevi, perché ci state vedendo in molti, ma non vi iscrivete. Com'è possibile?
Mi raccomando, dai. Aspettano che facciamo altri tanti altri video per vedere se continuiamo sulla stessa lunghezza d'onda oppure se no. Continueremo, non vi preoccupate. Evidentemente è così. Vabbè, noi continueremo, ve l'abbiamo già detto, è una promessa, perché ci stiamo prendendo gusto oltretutto Sì, è una bella a cosa fare fare. video. Ci Sì, è piace. un passatempo, è una bella cosa. Poi adesso che state iniziando a interagire con noi nei commenti, Commentate. ancora di più, quindi dai, è una bella cosa, assolutamente. Vi salutiamo, ci vediamo presto e al prossimo video o mukbang. Ciao Ciao. ragazzi. Ciao. Fai ciao. Scusate, è un po' buio. Noi siamo in macchina e stiamo andando a fare un giretto al centro commerciale. E vi porteremo con noi. Questo sarà il nostro primo vlog. Spero che esca bene e che vi piaccia. Ci vediamo tra poco lungo la strada. Ciao. Eccoci arrivati al Granda Puglia. Siamo appena scesi dalla macchina. Ciao ragazzi! Alzati la mascherina. Ma appena entriamo. Ah, qui c'è anche il patatino. Eccolo. Saluta! Fai ciao! Stava dormendo in macchina, quindi ancora un po' spaesato. Ci vediamo dentro. Eccoci qua, siamo entrati. Subito c'è il Bershka, dove entrerò immediatamente. E questa è la visuale appena entrati, o almeno dell'entrata dove siamo entrati noi. Infatti, andiamo da Bershka. Allora, iniziamo il voice over. Questi sono i primi capi che stavo guardando. Questa bella giacca, il colore è stupendo, 9,99 euro. Questa invece è tutta roba estiva, che sinceramente non ho capito perché l'hanno messa. Eccoli. Che mi stavano aspettando mentre io guardavo la roba. Questo sempre da Bershka. Scarpe, sono sneakers che però non mi piacciono, sinceramente. Queste sono magliette, come si chiamano? DIY. Pitonate. Qui c'erano i cappotti, jeans, questi però non erano in saldo, e le scarpe, tutte le scarpe di Bershka. Qui stavo guardando le décolleté, le uniche che mi piacciono. Ecco le giostre. Qui le ho riprese perché volevo far andare Michele sulle giostre, però era un po' mezzo addormentato e quindi abbiamo rimandato alla prossima volta. C'era anche qui la musica di sottofondo e quindi. Qui c'è Zara Home, dove però non siamo entrati. Però ci dirigiamo verso H&M. Ecco centrati, giubbotti mostruosi, giacche varie, camicie. Qui stavo commentando con mio marito che
H&M, specialmente in saldo, non mette mai roba carina, mai. Tirano fuori tutti gli avanzi di magazzino invenduti. Qui sono tutte magliette a 4,99. I prezzi sono molto convenienti, però è roba brutta per me. Le uniche cose che si salvano sono le scarpe, questi stivaletti lucidi molto belli, décolleté. Qui guardavo che c'è il mio numero, il 41, difficilissimo. Qui invece stavo provando degli occhiali da sole. E questo invece è il reparto bimbo di H&M, quello più interessante del negozio, dove per la prima volta ho trovato roba per l'età di mio figlio, perché di solito in questo negozio c'era roba solamente dai 2 anni in su e trovavo le sue taglie solamente online. Qui invece sono stata fortunata, magari per il fatto dei saldi, hanno messo delle taglie in più rispetto a quelle solite. E stavo cercando delle cosine carine, nulla in particolare. Volevo prendergli qualcosa e infatti ho già scelto il completino con leoncino, bellissimo, che gli ho già messo tra l'altro. E gli sta un amore. Qui stavo cercando un'altra maglietta, sì, e alla fine abbiamo preso questa felpa bellissima con l'orsacchiotto. Ecco, qui gliela stavo facendo vedere per capire se gli piaceva oppure no, e infatti la voleva subito afferrare, quindi l'ho presa per un sì. Sì, ecco, peccato. Questa bella felpa invece era un po' piccolina, era taglia 1 anno, con Snoopy, ma era molto bella. Queste, vabbè, di Natale, anche se c'era la taglia non l'avrei presa, perché ormai Natale è passato, quindi basta. Stavo ancora cercando... Ah, qui invece è una panoramica del resto della roba. Questa è tutta roba da femminucce. Questi sono gli abiti da carnevale. Per i maschietti solo Spider-Man, Avengers. Mentre per la femminuccia c'è più scelta. Costumi di unicorno vanno moltissimo quest'anno da femminuccia. O forse andavano anche l'anno scorso, non lo so, ma io ho un maschio, quindi non lo so. Ditemelo voi. Però è troppo presto per noi. Qui siamo usciti da H&M con la busta degli acquisti. Ed eccoci da Zara. Zara ha della roba magnifica, mi piace tantissimo. C'erano dei saldi super convenienti, questi sono dei crop top, tra cui c'è anche il crop che ho preso io vi ho fatto vedere nel try on haul. Un sacco di top stupendi, che però non capisco che c'entrino con i saldi invernali. Questo è un vestitino che, non lo so, non mi piace molto. Mentre questa tutina in denim bellissima. Sì, qui vi stavamo salutando, ho dovuto togliere l'audio perché sì, c'era la musica. C'eravamo un po' seduti perché c'eravamo stancati di camminare. Ed eravamo seduti di fronte alla gioielleria. Che era piena di luci e Michele era attratto. Poi lo vedrete. Eccolo. Infatti non ci guardava, era ipnotizzato dalle luci della gioielleria, tutti i faretti, poi c'erano anche i LED
con le immagini, ecco, che catturavano la sua attenzione. E qui invece stavamo per andare via, ci hanno regalato un palloncino e lui ci stava giocando. Allora, siamo al giorno dopo. Adesso vi mostrerò quello che abbiamo acquistato ieri per Michele. Ieri poi siamo tornati a casa, era già ora di preparare la pappa per lui e quindi non abbiamo ancora chiuso il vlog, ma devo farvi vedere prima queste poche cose che abbiamo comprato. Allora, come prima cosa c'è questa felpa bellissima con l'orsacchiotto che è venuto a costare 8,99 euro da 12,99 euro, quindi era in sconto, taglia un anno e mezzo, eccola qua, non vedo l'ora di mettergliela. Poi, questo invece è un completino, eccolo, con il leoncino, ha due leoncini anche sul pantalone, anzi, lui è a fianco a me sul seggiolone, niente. E sì, questo invece costava 19,99, mentre con lo sconto 13,99. Stessa taglia. Poi, calmati, poi questa bella felpa che invece non era in sconto, pagata 7,99 euro, stessa taglia, con gli elefantini. E per ultima cosa, tre paia di calze nuove sui toni dell'azzurro e del blu. Questi sono 19,21, lui porta 20, a 4,99 euro, non erano in saldo queste, perché le calze si perdono sempre, come le perdiamo noi adulti, le perdono anche i bambini, e quindi era pieno di calze, adesso ne ha poche, non si sa, sono sparite, e quindi ne abbiamo ricomprate altre tre. Poi l'unica cosa che ho preso per me, che è una stupidaggine, però l'ho trovata a 2 euro e quindi l'ho preso. Sarebbe questo paio di occhiali da sole, me l'hanno messi nella bustina, c'era un cassiere molto gentile, che sono questi che ho provato anche nel vlog. Se avete visto prima, solo che prima con gli anti, cioè con l'antitaccheggio, con tutte queste etichette, non si capiva un tubo di com'erano. Vabbè, queste le devo ancora togliere. Sono molto belli comunque. Sì. Ecco, togliamo questo. Ah, dai, non mi stanno male. E niente. Dove sta il prezzo? Questi costavano 7,99 euro, ecco, mentre qui c'è scritto sono costati nemmeno 2 euro, quindi insomma, giusto per niente, da H&M per bambini io mi trovo benissimo, trovo un sacco di cose carine e quindi compro, specialmente online. Ci trovavamo lì e quindi ho trovato qualcosa che c'è. Vabbè, io scappo e niente, vi saluto. Spero che questo vlog, questo primo vlog vi sia piaciuto. Ecco, miglioreremo, impareremo. Vi saluto, un bacio, alla prossima e ciao ragazzi.